titolare dell'azienda La Piotta, siamo a Montalto Pavese, nel cuore dell'Oltrepò Pavese. Oggi vi racconterò un po' dei miei vini e dei miei vigneti, quindi della nostra azienda nel complesso. Andiamo! Qui siamo nel vigneto del Pino Grigio, è un vigneto impiantato nel 1930, come potete vedere ci sono delle piante storiche allevate con forme di allevamento anche abbastanza particolari. Azienda La Piotta, abbiamo 15 ettari di proprietà, tutti concentrati attorno al corpo aziendale, tutti certificati biologico dal 2005. In azienda si è sempre coltivato a basso impatto ambientale fin dal 1985, quando è nata l'azienda La Piotta. Nel 2005 poi si è ricevuta la certificazione biologica, il percorso di conversione è iniziato nel 2002, durando 3 anni, quindi non abbiamo mai utilizzato diserbanti, concimi chimici e pesticidi. Siamo nella nostra barricaia e locale metodo classico. Questa è la vecchia stalla dell'azienda, della cascina, quindi un locale storico. Noi utilizziamo prevalenza legno grande, dove il vino che sosta il legno è l'89-90 rosso per circa un anno. Legno grande tonneau, 500 litri. Utilizziamo 50% legno americano e 50% legno francese. E invece sul pino nero utilizziamo la barrique, unicamente legno francese. Vi presento un po' la nostra produzione. Partiamo da un rifermentato in bottiglia di Riesling Italico con un nome molto divertente che si chiama Misunderstanding. Poi passiamo alla nostra produzione dei metodi classici. Noi spumatizziamo solo pino nero, si divide in 3 prodotti, un Brut, un dosaggio 0 e un Rosé. Passiamo poi alla linea tradizione, che sono i prodotti della tradizione, del territorio, sono vini solo frizzanti e sono 5 vini. Passiamo poi alla linea Piotta, dove anche qui troviamo 5 vini, tutti in mano vitigno, che fanno solo acciaio per esprimere meglio il vitigno. Passiamo alla linea 89-90, dove fanno parte il nostro spumante con più evoluzione sui lieviti, un bianco e un rosso, e concludiamo con la linea Piotta Riserva, dove fa parte un Riesling Grenano e un pino nero che passa in legno. Tornando a io a 14 anni, la mia prima vera vendemmia, perché mio papà si era rotto un piede al mare e quindi io ero il primo superiore, però ho dovuto fare la mia prima vera vendemmia e da lì mi ero fatto un vino. Avevo deciso a 14 anni di fare un Riesling fermo, che poi è diventato il Riesling Piotta. Quindi, però ti ho detto, quando ci ho messo la testa era solo 89. Pensa che il primo anno che abbiamo fatto il passito, che tutti me lo contestavano, c'è il cartellone di là, era nel 2010, ho fatto una damigiana da 34 litri di passito, 80 bottiglie vendute in una settimana. Prima lo chiamavo Don Luigi, era proprio il primo vino che avevo dedicato al nonno. Don perché lui voleva andare in convento, e poi aveva conosciuto la nonna e quindi si era fermato e non era più partito, aveva già la valigia pronta e quindi avevo deciso di chiamarlo Don Luigi.